Dopo aver preparato il detersivo liquido per lavatrice, fai da te, e l'ammorbidente, fai da te, vuoi non fare il detersivo in polvere, fai da te. Ciao a tutti, benvenuti su Mie Alchimie. Io sono Alessia e sul mio canale parlo di semplicità volontaria. Oggi faremo una bellissima ricetta. Il detersivo in polvere fatto in casa da utilizzare al di sopra dei 40 gradi in lavatrice, vale a dire il detersivo che si usa per i capi più resistenti e anche per i capi particolarmente sporchi. Questo detersivo è appunto da utilizzare sopra i 40 gradi perché gli ingredienti di cui è composto sotto quelle temperature non si sciolgono, per cui non funzionerebbe. È una ricetta tratta sempre dal blog di Mamma Chimica, proprio come quella del detersivo liquido per lavatrice e dell'ammorbidente. Tra parentesi, se vi siete persi, vi lascio in descrizione e anche qui il video in cui li preparo, quindi andateveli a vedere. È un detersivo che lava per davvero, ecologico, che contiene gli elementi necessari per lavare e nulla di più. Perciò bando alle ciance e partiamo subito con la ricetta. Prima però di iniziare, se avete voglia di sostenere il mio lavoro, mi raccomando, iscrivetevi subito al mio canale attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati sui miei prossimi video. Ok, abbiamo detto tutto, iniziamo subito. Cosa occorre per preparare il nostro detersivo in polvere? Allora, il nostro detersivo in polvere è formato da 3 gruppi di ingredienti. Non vi preoccupate, non c'è nulla di cui spaventarsi, semplicemente questi ingredienti non vanno mescolati tutti insieme solo perché altrimenti il nostro detersivo in polvere si addenserebbe troppo, diverrebbe troppo duro, quindi inscindibile. Il nostro prodotto finale sarà privo di addensanti, coloranti, conservanti e profumi. Tutto ciò che non serve non ci sarà. Il primo gruppo di ingredienti è composto da un solo ingrediente, vale a dire il detersivo per piatti. Eccolo qui, questa è una bottiglia di riciclo nella quale ho inserito il detersivo per piatti. Tranquilli, questa è la dose per circa 10-12 lavaggi, infatti oggi vi mostrerò una dose un po' più generosa di detersivo, poi vi lascio tutto in descrizione. Ma ne occorre veramente poco. Calcolate che per un carico da 8 kg, nel mio caso, in cui l'acqua è dura, molto importante anche la durezza dell'acqua, ne occorre un misurino piccolissimo da 30 ml. Il detersivo per piatti contiene i tensioattivi, che sono delle molecole che staccano il grasso e l'unto dalle fibre e lo mettono in soluzione all'interno dell'acqua. Questo perché l'acqua sola non basta, cioè non riesce a fare questo passaggio. Il detersivo per piatti, che ha questa funzione, serve del nostro lavatore. Lo andremo a inserire o nell'apposito scomparto o all'interno della lavatrice assieme a tutti gli altri ingredienti. Mi raccomando, sceglietelo buono, a basso impatto ambientale preferibilmente, e se riuscite anche ad acquistarlo in grosse quantità, beh, risparmierete anche, che non guasta. Più l'acqua è dura, più prodotto serve. Se volete sapere la durezza della vostra acqua, basterà andare nella vostra bolletta dell'acqua e tra le caratteristiche dell'acqua del vostro comune trovate durezza espressa in gradi francesi. Secondo gruppo di ingredienti è composto dalle polveri, vale a dire soda solvay o carbonato di sodio, eccolo qua, sapone di Marsiglia e percarbonato opzionale. Allora, la soda solvay è un prodotto alcalino che ha lo scopo di potenziare il potere pulente del nostro detersivo ed eliminare anch'esso l'unto, i grassi, quindi funge da igienizzante. Poi abbiamo il sapone di Marsiglia. L'ho acquistato in formato solido, l'ho poi grattugiato, ha lo scopo di rompere la schiuma, ridurre il potere aggressivo del detersivo per piatti, che se non ci fosse sapone di Marsiglia farebbe davvero troppa schiuma, mettendo in pericolo tutti i componenti della lavatrice. Infine abbiamo un ingrediente opzionale che però io devo dire aggiungo sempre, che è il percarbonato, che a contatto con l'acqua tiepida normalmente sprigiona proprio tutto l'ossigeno attivo, che ha un fortissimo
potere igienizzante e sbiancante. Potete anche decidere di non metterlo oppure di ridurlo in base al vostro tipo di bucato. Per i bucati che faccio io, onestamente ce lo metto sempre. Per me fa parte proprio del detersivo che stiamo andando a creare. Bene, ho miscelato all'interno di una ciotola, eccola qui, tutte le nostre polveri. Il consiglio che vi do è quello di dare una frullata finale al nostro composto in modo da renderlo più uniforme possibile. Consiglio di conservare queste polveri separatamente dagli ingredienti liquidi, come detto prima, all'interno di un contenitore chiuso ermeticamente in modo tale che non ci vada l'umidità. Bene, una volta preparato il detersivo piatti da una parte e le polveri dall'altra, prendiamo il nostro citrato di sodio, il nostro ammorbidente, addolcitore, anticalcare, sequestrante. Se vi siete persi la ricetta, ve la lascio qui in descrizione, andatela a vedere. È un ingrediente assolutamente importante che serve fondamentalmente da ammorbidente. Sequestra tutti i minerali disciolti nell'acqua che rimarrebbero dopo un lavaggio di questo tipo, facendo anche così lavorare meglio il nostro detersivo. Bene, abbiamo preparato i nostri tre gruppi di ingredienti: detersivo per piatti, miscela di polveri, soda Solvay, sapone di Marsiglia e percarbonato, opzionale, e ultimo gruppo, addolcitore. Prepariamo il nostro bucato, inseriamo tutti gli ingredienti insieme all'interno della lavatrice e facciamo partire il nostro programma. Ed il gioco è fatto. Fare detersivo fatto in casa a me piace un sacco e lo trovo estremamente utile. Oltre che una scelta ecologica, mi permette anche di conoscere la natura del prodotto. Tutti gli ingredienti che contiene servono a lavare sul serio. E inoltre si può anche risparmiare se si acquistano gli ingredienti all'ingrosso e se non sempre si utilizza il percarbonato, che tra tutti, si sa, è l'ingrediente più caro. Siamo arrivati alla fine di questo video, spero che vi sia piaciuto, ma spero soprattutto che lo abbiate trovato utile. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se proverete questa ricetta. Ricordatevi che un detersivo di questo tipo è modulabile in base alle vostre esigenze. Se non siete soddisfatti del risultato che ottenete e vedete il bucato ancora un pochino ingiallito, aumentate il percarbonato. Se invece lo trovate ingrigito, potete aumentare l'addolcitore. Ancora se il risultato non vi soddisfa, potete aggiungere più detersivo per piatti. Sulla base delle vostre esigenze potete modificare la composizione di questo prodotto a vostro piacere. Mettete un like ed iscrivetevi subito al mio canale se non l'avete ancora fatto per altri video come questo relativi alla semplicità volontaria. Io vi saluto e vi aspetto alla prossima.